figurino. Vai, ora potete scorrere voi. Sì, aspetta, faccio la panna della mano. Ascolta, se ci si metteva parte a favore di Vento, secondo me si andava a no, ma ha detto anche che i fotografi e i giornalisti non devono entrare, si deve stare fuori, incontro a porte chiuse.
nessun modo concedere l'incontro pubblico. Noi come organizzazione sindacale volevamo sapere se c'è il mandato dei lavoratori di parlare comunque o andiamo via. Poi vedremo cosa fare. Qualcuno ci deve andare a parlare. No, e siete lì. Per me si faceva l'incontro pubblico. Allora, chiuso. Se, no, se non lo vuol fare, no, anche si può fare tutto nella vita. Si può fare tutto. Che si sta realizzando uno sciopero e... Allora, siccome sono tranvieri che ci danno il mandato di parlare o no, i tranvieri cortesemente alzano la mano se ci vogliono dare il mandato per un confronto, se non ce lo vogliono mandare, pari come si è fatto con Cosimi, né più né meno. Per cui decidete voi. Chi vuole che si vada a parlare a porte chiuse, senza confronto pubblico? Io, a questo punto stavo facendo. Oh, ragazzi, siete voi, Cosa dire? Allora? Io, scusa, ma magari rompere le scatole 5 minuti. Per me facciamoci sentire. Magari va così. Capace ti ha detto sì, perché capace di fare un po' di tieni. Secondo me perché è impreparato. Allora andiamo. Sì, impreparato, c'è andato a cena, ho capito. Ci si va a parlare. Noi andiamo. C'è qualcuno che non vuole che noi si vada a parlare col sindaco senza la vostra presenza? No. Sì, no.